Siamo con Nicola Di Molfetta, direttore delle testate DLC Publishing Group, per parlare del suo nuovo libro, Troppi avvocati, quali avvocati, edito da LC Publishing Group. Si tratta di un cofanetto che contiene un testo riedito di Piero Calamandrei del 1921, Troppi avvocati. Dunque, Nicola, partiamo dall'inizio. Come nasce l'idea di quali avvocati e qual è il rapporto con il testo di Calamandrei? Allora, l'idea di quali avvocati nasce da Troppi avvocati. 100 anni fa, 1921, come hai ricordato, Piero Calamandrei pubblicava per i Quaderni della Voce Troppi avvocati, questo suo copioso pamphlet sulla questione della sovrabbondanza forense sul mercato. Criticava i mali che derivavano da questa condizione per la categoria professionale e dava alle stampe un testo che poi è rimasto leggendario, perché insomma Troppi avvocati viene molto citato, anche se purtroppo poco letto, perché alla fine di edizioni successive rispetto a quella del 21 ce ne sono state molto poche. Allora, in questo anniversario così importante, a un secolo di distanza, ci siamo chiesti cosa fare per celebrare uno scritto comunque così rilevante per la storia dell'avvocatura. E abbiamo pensato quindi di ripubblicarlo in copia anastatica. Abbiamo ottenuto il benestare della famiglia Calamandrei, che ci ha concesso di fare questa cosa, e poi su suggerimento di Giuseppe La Scala, un caro amico avvocato, grande cultore del pensiero calamandreiano, eccetera eccetera, abbiamo pensato di fare anche una specie di controcanto a 100 anni di distanza, quindi di riaffrontare la questione della sovrabbondanza forense che non è mai tramontata nell'arco di questo secolo, e quindi di dare alle stampe un lavoro che contenesse Troppi avvocati del 1921 e un lavoro successivo, un saggio successivo, 100 anni di distanza, quali avvocati nel 2021. Bene, entriamo nel vivo dell'opera. Qual era la questione di Calamandrei e come è cambiata 100 anni dopo? Calamandrei affrontava appunto il problema del troppismo forense, come lo chiamo io poi in quali avvocati, cercando di evidenziare quelli che potevano essere i danni che l'eccessiva presenza di avvocati sul mercato poteva causare al funzionamento della giustizia nel nostro paese. Calamandrei era un sostenitore della funzione pubblicistica dell'avvocatura e in quanto tale riteneva che la presenza di un numero sproporzionato di professionisti sul mercato, l'assenza di un controllo nella ammissione all'esercizio della professione, l'assenza di un'adeguata verifica delle capacità tecniche e professionali dei singoli giuristi che si ritrovavano poi a esercitare, poteva comportare tutta una serie di problemi e storture nel funzionamento del mercato che poi sarebbero state pagate dalla società. Questo è un tema che chiaramente resta nel dibattito pubblico vivo per tutto questo secolo. Io faccio un po' nel saggio con gli avvocati faccio un po' una cronistoria anche di quello che è accaduto negli anni successivi. Gli avvocati sono rimasti troppi sempre in questo secolo. E questo ha fatto sì che ancora oggi la questione sia di grande attualità, no? Spesso se si chiede a qualcuno quanti sono gli avvocati in Italia, ci si sente rispondere con un po' ovviamente di ironia, sono sempre troppi. Ecco, però probabilmente è giunto il momento di ragionare su questa questione quantitativa e magari analizzare più nel dettaglio la questione, perché alla fine probabilmente bisogna spostare, no, il focus dal numero di avvocati alla qualità dei professionisti che sono sul mercato, cosa che potrebbe farci un po' cambiare idea. Insomma, qualcosa deve cambiare. Ti cito, se sei d'accordo. Nel paese degli avvocati, gli avvocati stanno cambiando. Più avanti nel libro tu parli di una vera e propria riorganizzazione della classe forense. Quali sono i punti nodali e da dove parte questa ricostruzione?
Allora, la classe forense italiana ha vissuto nell'arco degli anni che noi raccontiamo nel saggio e così via, tante stagioni. Di sicuro gli ultimi 30 anni sono stati particolarmente pesanti e incisivi in questo processo di cambiamento e di evoluzione, direi anche, perché l'avvocatura, da essere attività professionale, dalle dimensioni artigianali, è sempre più diventata invece una attività professionale dalle dimensioni imprenditoriali, no? Il piccolo studio ha ceduto mano a mano il passo a vere e proprie organizzazioni professionali. Oggi abbiamo in Italia anche studi che contano, parlo di studi italiani, che contano centinaia di professionisti al loro interno, per non parlare appunto degli studi internazionali che, arrivando da noi, diciamo, tolto un caso che risale agli anni 60, ma nel grosso sono arrivati dalla metà degli anni 90 in poi, sono arrivati importando nel nostro paese un modello di esercizio e organizzazione della professione completamente diverso. Gli avvocati stanno cambiando perché si ritrovano in una nuova condizione, si ritrovano a esercitare la loro professione in un nuovo rapporto all'interno stesso della categoria, quindi fra colleghi, che è verso l'esterno, cioè nei confronti dei clienti. E qui arriviamo a uno dei punti, secondo me, più interessanti del libro. Parli tanto di comunicazione. La comunicazione, secondo te, è fondamentale oggi, e perché potrebbe essere un punto in più anche per gli studi legali? La trasparenza è un lavoro? È un valore? Allora, la trasparenza sicuramente è un valore, ed è un valore perché abbatte quello che viene chiamato il gap informativo che c'è tra chi fornisce un servizio e chi lo riceve, chi lo acquista. Quindi essere trasparenti come professionisti, come avvocati, vuol dire essere degli avvocati sostenibili. È un tema che va tanto di moda, ma la sostenibilità nella professione si concretizza proprio in queste cose. La comunicazione è, in questo contesto, una leva competitiva fondamentale. E qui non solo perché, come dire, con la comunicazione un avvocato o uno studio legale si fa pubblicità, no? Si fa conoscere. Ma con la comunicazione un avvocato e uno studio legale fanno conoscere al mercato ciò che essi sono in grado di fare, ciò per cui essi e il loro team professionale sono in grado di mettere a disposizione dei cittadini, della società, dell'economia, affinché questa possa crescere, progredire e svilupparsi. Questa è l'utilità della comunicazione. Anche la nuova legge professionale parla di comunicazione proprio in questo senso, invitando gli avvocati a far sapere quali sono le loro peculiarità, le loro specializzazioni, le loro caratteristiche, proprio per aiutare poi i cittadini clienti, le aziende clienti a orientarsi in un mercato che, come dicevamo, conta oggi 246.000 professionisti. Una questione un po' scottante di cui si è parlato molto nell'ultimo periodo, l'esame di Stato. Perché secondo te questa nuova tipologia potrebbe aiutare di più gli aspiranti giovani avvocati? Allora, io non so se questa nuova tipologia, che sappiamo essere frutto dell'emergenza certo. Covid, possa aiutare di più gli avvocati. In realtà non ne sono convinto, nel senso che l'eliminazione delle prove scritte è qualcosa su cui bisogna riflettere con molta serietà, perché la scrittura è una parte fondamentale dell'esercizio dell'attività forense, e quindi non può non essere oggetto di una verifica o comunque di una prova da parte di chi poi deve valutare i candidati all'ingresso nella professione. Di sicuro quello che bisogna fare, o bisogna cogliere in questo momento, è l'opportunità di rivedere
un esame e un processo quindi di selezione della classe forense che probabilmente era invece diventato anacronistico o comunque era diventato meno efficace rispetto a quelle che erano le intenzioni con cui era stato concepito. Questo per un motivo molto importante, secondo me. Oggi, quando un professionista entra nel mercato, sempre più spesso lo fa scegliendo un'area di pratica e un'area settoriale nella quale quantomeno compiere il primo percorso all'interno della professione. Questo cosa vuol dire? Che le specializzazioni che faticano tantissimo a entrare in pieno vigore nel nostro paese sono la chiave, secondo me, di lettura attraverso la quale bisogna rivedere tutto il processo di selezione della classe forense e ammissione della classe forense nuova all'esercizio della professione. E questo torna utile anche rispetto alla questione iniziale da cui siamo partiti. Io nel libro dico, nel saggio Quali avvocati, dico gli avvocati saranno sempre troppi fino a quando si ostineranno a voler comunicare il fatto di essere tutti uguali, fino a quando continuiamo a pensare che un avvocato valga un altro avvocato. Noi ci esponiamo a un rischio enorme, perché se tutti gli avvocati sono uguali, allora 246.000 avvocati probabilmente sono troppi, anche oggi. Se invece noi consideriamo che gli avvocati nelle loro specializzazioni sono diversi, che tanti avvocati possono esercitare la professione in diversi ambiti, nella libera professione, possono farlo all'interno delle aziende in quanto giuristi d'impresa, possono farlo, come accade sempre più spesso, nel mercato in quanto imprenditori, perché magari sono i promotori, i fautori, gli inventori di nuove iniziative imprenditoriali di stampo legale. Probabilmente questa massa indistinta che di primo acchito fa dire a tutti o a tanti che gli avvocati in Italia sono ancora oggi troppi, probabilmente quella impressione si diluisce. La fotografia del mercato diventa più nitida, noi riusciamo a vedere con maggiore consapevolezza quante sono le facce del prisma dell'avvocatura oggi e quindi riusciamo a capire che forse gli avvocati, sì, sono molti, ma non sono troppi, sono quelli che servono a una società che diventa sempre più complessa, sempre più articolata, una società che è in costante evoluzione e cambiamento. Pensiamo a tutta la questione del digitale, no? E di come sta cambiando l'economia e la società, e che quindi sono professionisti che saranno capaci di rispondere alle esigenze del mercato, perché saranno capaci di dare delle risposte nuove a problemi nuovi. Molto nitida l'immagine che hai descritto del professionista di domani. Quali avvocati è ormai la terza pubblicazione con LC Publishing Group? Che cosa significa per te e quali sono i progetti per domani? Allora sì, Quali avvocati chiude un po' un ciclo, nel senso che la prima è stata Avvocati d'Affari, anche lì un libro che partiva da un titolo che voleva chiamare le cose col loro nome, no? Rosa Luxemburg diceva che essere rivoluzionari vuol dire chiamare le cose col loro nome. L'espressione Avvocati d'Affari in Italia è molto poco apprezzata, pochissimi sono gli avvocati che la amano, e intendo gli avvocati d'affari che la amano. Preferiscono definirsi business lawyers, che non è altro che la traduzione in inglese di avvocati d'affari, per cui questo, diciamo, la dice lunga su tante cose nel rapporto tra avvocatura e comunicazione. Comunque, quel libro lì ha raccontato un decennio fondamentale in quel processo di cambiamento ed evoluzione della categoria che ti stavo prima raccontando. L'Ex Machine, che è stato il secondo libro, il secondo saggio che ho pubblicato con LC Publishing, si è concentrato su una delle questioni più rilevanti in questo momento storico, cioè l'ingresso prepotente della tecnologia e del concetto di innovazione nell'esercizio della professione.
e soprattutto l'ex machine ha cercato di spiegare perché la tecnologia e l'innovazione non saranno la tomba dell'avvocatura, ma saranno anzi il trampolino per il suo rilancio. Quali avvocati, se vuoi, affronta un tema che era nel sottofondo dei precedenti, però finalmente lo esplicita, che è, come hai notato tu prima, il tema della comunicazione applicata a un settore economico, quello dei servizi professionali e in particolar modo dei servizi legali, che della comunicazione aveva fatto un utilizzo molto scarno fino ad oggi. Quando Calamandrei ha scritto nel 1921 Troppi avvocati, ha affrontato quello che sarebbe diventato poi forse il più grosso tema di comunicazione per l'avvocatura nei 100 anni successivi, tanto che siamo ancora qui oggi a parlarne. E parlare di quali avvocati, secondo me, era utile per far capire come il racconto, la narrazione del mercato sia una chiave di volta essenziale per rendere la categoria forense non più vittima di stereotipi che circolano abbondanti nel mercato e nella società, e spesso lo fanno per volontà stessa degli avvocati che cavalcano, diciamo, queste facili scorciatoie retoriche, ma invece diventa fondamentale per ridefinire l'immagine di un settore che, secondo me, è più vivo che mai, è più in salute che mai e che di fronte a sé ha un futuro ricco di opportunità, proprio perché l'avvocatura è inserita all'interno della società, che è un corpo vivo, cangiante, e l'avvocatura deve cambiare con essa. Alla fine del libro io uso un'immagine che secondo me è capace di rendere l'idea di quello che sto dicendo. L'avvocatura deve essere poco interessata a rimirarsi in uno specchio e a compiacersi di ciò che essa è idealmente, filosoficamente o tradizionalmente. Deve trasformare quello specchio in una finestra, deve guardare fuori, deve guardare il mercato, deve guardare quello che le succede attorno, e sulla base di questa considerazione, di questa osservazione, deve ridefinire se stessa, deve diventare un soggetto inserito nella catena del valore e dei valori che il mercato non potrà che continuare a cercare. Grazie Nicola. Grazie a te.